Buongiorno. Desidero cominciare questa chiacchierata con voi parlando di un mio ricordo infantile. Vi ricordate quando si giocava al genio della lampada che poteva darci 3 desideri da esaudire? E quando giocavo con i miei compagni e le mie compagne, io dicevo sempre: beh, ma ne basta uno, vorrei che tutte le persone, le creature del mondo stessero bene, che fossero in armonia, in pace, in serenità. E senza saperlo, nella mia gioiosa innocenza infantile, anticipavo un po' il pensiero del bene comune che manifesta Rian Eisler. Eisler ci parla della partnership, che è nel mio titolo, che parla della relazione fra esseri umani, con la madre natura, con lo spirito, nella società e via di seguito. Eisler rintraccia 2 modalità, una di dominio, che vediamo alle mie spalle, dove viene esaltata la violenza, la sottomissione, lo stupro, anche nell'arte. Noi possiamo trasformare queste modalità di relazione in relazioni verso la partnership. Qui vedete 2 immagini da Creta, l'unione con il mondo animale e fra i partner. Questo modello interdisciplinare e interculturale proposto da Rian Eisler, bambina ebrea in fuga dall'Olocausto e ora 88enne, l'avete vista nella foto, attivissima, insigne e studiosa di macrostoria, di cultura, ci porta un'infinita energia, un'infinita forza, un desiderio ancora di essere attivo, come credo noi che siamo riuniti qui oggi, per migliorare il nostro mondo, per portare il nostro contributo. Eisler ci ispira alla pace, alla compassione fra persone e anche negli elementi più personali del nostro vivere, più intimi, nelle nostre relazioni umane, insieme a quelle sociali, culturali, economiche, politiche e spirituali. In questo libro che vedrete, la nostra vita parla di interconnessione nella famiglia, nella comunità, con la madre terra. Qui ci sono 2 immagini che mi sono molto care. Vedere la terra da lontano ci mette sempre un po' le cose in prospettiva. Il potere della partnership, 7 modalità di una relazione per una nuova vita, è la traduzione più recente che abbiamo pubblicato nella collana AL che dirigo della casa editrice Forum, e vedete in copertina un'interessante rielaborazione di un'artista friulana, Isabella Pers, che riprende un ricordo molto particolare di Eisler. La bambina che vedete nel quadro, nel dipinto, in realtà è Eisler, e poco prima di che la sua vita fosse sconvolta e anche come avrebbe distrutto la vita di milioni di persone. Nel viaggio verso la partnership, Eisler parla delle 7 relazioni della nostra vita. Esploriamole insieme. La prima è il rapporto con noi stessi e noi stesse, il corpo, la mente, lo spirito, ne abbiamo sentito parlare anche prima. E a partire da questa relazione che il Center for Partnership Studies Art, che dirigo, ha realizzato un laboratorio artistico virtuale nel rapporto fra tecnologie umane e digitali, per riportarci alla sapere che i nostri corpi viventi devono comunque mantenere questa qualità all'interno di una società troppo spesso solo ed esclusivamente virtuale. Le artiste Tiziana e Isabella Pers, insieme al collettivo Dalla Maschera al Volto, coordinato da Alessandro Rinaldi, hanno realizzato durante Conoscenza in Festa una delle cartoline per pubblicizzare questa iniziativa e vedete, c'è un neon che si intitola Living Bodies, Blurring Realities, proprio per definire questa relazione. In quell'occasione c'è stata una dance performance a cura di Mattia Mantellato e uno storytelling coordinato da Piera Giacconi.
per ricordarci la bellezza, l'importanza dello sguardo, del movimento del corpo, della voce, degli occhi e dell'anima. Riviviamo insieme oggi un breve momento di questa dance performance. Brave le nostre ragazze, vero? Il secondo tipo di relazioni, di rapporti che Eisler analizza sono i rapporti intimi. È bene riflettere sul modo in cui ci rapportiamo alle altre e agli altri e anche con la nostra interiorità. Ci relazioniamo con aggressività, con durezza oppure siamo accoglienti, ci incontriamo, sappiamo emanare cura e amore. Vi racconto un esempio personale. Tempo fa avevo un bravissimo studente, quasi pronto per la laurea, che è andato in crisi, come a volte succede, e non riuscivamo ad uscire da questa problematica. Quindi, avendo creato con lui un rapporto di fiducia, empatico, di cura, di attenzione, ad un certo punto ho avuto un'intuizione, ho detto: ma facciamo un patto scritto fra noi due. Abbiamo stilato un contratto con le date, lo scadenziario delle date in cui doveva consegnarmi il materiale, una serie di cose con documento, firma, insomma una cosa un po' abbastanza in piena regola. Questo stratagemma, se volete, è servito a spostare il meccanismo dell'attenzione dalla paura, dallo stress di concludere, al farlo con grande successo, con un bel 110 e lode. E quindi questo è un modo in cui si può lavorare. In questo volume che vedremo, il terzo rapporto è quello con la comunità, che è un cerchio sempre più ampio della cura. Nel volume La vera ricchezza delle nazioni, sempre di Eisler, Eisler parla dell'economia di cura e sottolinea l'importanza dei lavori di cura, che sono fondamentali, come l'insegnamento, prendersi cura dei bambini, delle bambine, degli anziani, che spesso però viene un po' trascurato, viene visto, viene sottopagato e visto come non così importante. Nei rapporti con la comunità è fondamentale creare fiducia, empatia, rispetto, comprensione. Solo così possiamo manifestare la partnership.
Altro rapporto, numero 4, i rapporti con la comunità. Perché la politica conta? Primo passo che dobbiamo fare è ricordarci e sapere, avere la consapevolezza che possiamo insieme fare la differenza. Possiamo e dobbiamo avere, impegnarci con forza per un'agenda politica integrata di partnership che su quelli che Eisner chiama i quattro pilastri della partnership. I rapporti di infanzia mutuali, perché nei rapporti con bambini e bambine impariamo poi a relazionarci da adulti, i rapporti di genere e mutuali, purtroppo stiamo vedendo tuttora una forte recrudescenza di femminicidi, ovviamente se non impariamo da piccoli e da piccole a relazionarci abbiamo difficoltà. L'economia mutuale, come vi dicevo prima, un'economia di cura che pensi alla sostenibilità delle cose, è importantissimo la quarta credenza, la credenza culturale, il mito, la storia, che siano a supporto della partnership. Importante è quello che ci raccontiamo sulla nostra vita. Eisler, nel parlare dei rapporti con la comunità internazionale e con il mondo intorno a noi, rivoluziona un po', come spesso fa in tutti i suoi libri, le nostre abitudini di pensiero. Indica il prevalere di quello che lei chiama il modello di dominio in società apparentemente che noi giudicheremmo diverse, distanti, dal punto di vista culturale, storico, geografico. E infatti dice così: non esiste differenza fra la Germania di Hitler, l'Iran di Khomeini, il Giappone dei samurai, gli aztechi della Mesoamerica, la Cina di Mao, il fondamentalismo religioso di qualunque colore. Tutte queste società, per altri versi molto diverse, sono rigidamente a dominio maschile, possiedono una struttura gerarchica e un alto grado di violenza. Quindi quando sentiamo le news, la televisione, siamo compartecipi di quello che accade. Se sentiamo parlare della fame nel mondo, delle violenze verso le donne, dei danni umani, artistici e planetari, delle guerre, dell'inquinamento, della globalizzazione, dello sfruttamento, non è una statistica anonima, riguarda noi. Altrettanto importante è il rapporto con la natura, con la madre terra. Osservare il cosmo con le sue dimensioni, vedete quanto è piccina la Terra, mi aiuta sempre un po' a ridimensionare le questioni, ad avere una prospettiva diversa, relativa. E la partnership, si diceva, comincia da noi. Per le 6 nazioni native irochesi, bambine e bambini devono essere il fulcro di ogni nostro pensiero, devono portarci ad assumere le nostre decisioni politiche, di legali, pensando alle generazioni future, nel rispetto della madre terra, della vita, del bene comune. Nella 7ª relazione, quella spirituale, possiamo ricordare insieme a tutti i popoli nativi che è fondamentale tutelare e celebrare la bellezza e il miracolo della vita e dell'amore. In una società sempre più frenetica e ipertecnologica e iperrazionalista è bene imparare, ricordare di fermarci. Allora facciamolo insieme, fermiamoci. Chiudete gli occhi e seguitemi. Sentite, percepite la tensione del vostro respiro, la tensione della vostra postura sulle sedie, quindi un po' la chiusura, no? Noi tendiamo a respirare sempre con la parte alta dei polmoni. E inspirate profondamente ed espirate profondamente per 2 o 3 volte. Fate un bel respiro profondo, inspirate ed espirate. Adesso semplicemente in modo naturale lasciate che il respiro fluisca e concentratevi sul respiro. Thich Nhat Hanh, monaco vietnamita, dice una cosa che mi piace molto: inaliamo calma, esaliamo sorrisi.
dovremmo ricordarcelo spesso. In conclusione, se volete riaprire gli occhi, riprendere un po' contatto con il vostro corpo, con l'ambiente, percepite una differenza dentro di voi e forse anche nell'ambiente. Ovviamente l'abbiamo dovuta tenere molto breve questa tecnica, però la potete ripetere tranquillamente in qualunque occasione e in qualunque circostanza. In conclusione desidero raccontarvi una storia che mi è molto cara e che troviamo nel libro Donne che corrono coi lupi di Pinkola Estés, si intitola Tre capelli d'oro. Pinkola Estés, come Eisler, è stata per me personalmente una lettura trasformativa, importante. Questa storia in particolare è una storia di rigenerazione, di trasformazione. Ci parla del bisogno ciclico e circolare di una persona che ci culli e che ci prenda cura, si prenda cura di noi. C'era una volta, in una notte nera e profonda, un vecchio che attraversava barcollando un fitto bosco. Teneva in mano una candela che emanava una luce sempre più fioca. Il vecchio aveva lunghi capelli gialli e denti gialli. Era curvo e avanzava con una enorme fatica. Infine, in lontananza, vide una piccola luce, una casetta. Si diresse lì, arrancando e trascinando il suo corpo sempre più esausto. Quando arrivò alla porta, crollò, sfinito. La vecchia, padrona della casetta, lo prese in braccio e lo portò accanto al suo bel fuoco ruggente. Si sedette sulla sedia a dondolo con il vecchio in braccio e lo cullò come una grande madre. Immaginateli, il povero vecchio, tutto ossa, e la forte vecchia che lo cullava avanti e indietro, ripetendo «Ecco, ecco, ecco». Lo cullò per tutta la notte. E a mano il vecchio si era trasformato, prima in un adulto, poi in un bel giovane, finché all'alba era divenuto un bel bimbetto neonato. La vecchia allora gli strappò dalla testolina dorata tre capelli d'oro e li gettò in terra. I tre capelli, cadendo, fecero un bel tintinnio fresco e cristallino. Il bimbo scivolò giù dal grembo della vecchia, corse alla porta, si girò a guardarla e sorrise di un sorriso luminosissimo. Poi si volse e salì in cielo, per diventare lo splendido sole del mattino. Grazie per il dono del vostro tempo. Grazie.